Me vedete? Ti non so niente. Calimera a tutti. Condivido lo schermo. Buongiorno a tutti. Sono molto contento che l'Unione Regionale dei Comuni delle Isole Ionie partecipa al progetto Magnet e di essere qua presente al quinto webinar. Precedenti incontri erano le presentazioni eccellenti dei nostri collaboratori italiani, hanno presentato le prospettive e il futuro della gestione del patrimonio culturale, a che fare con i musei e in generale con i luoghi di cultura. La mia speranza è che nel futuro avremo di nuovo degli scambi di idee e dell'esperienza. Dall'alto greco, nelle isole Ionie, la questione che affrontiamo è di una climaca maggiore ma anche di minore. Minore perché i nostri musei, i nostri luoghi di cultura sono di estensione piccola e di minore importanza rispetto a quelli che hanno presentato gli italiani amici, però sono di estensione più grande perché ci sono 7 isole diverse tra di loro che hanno però caratteristiche comuni e noi desideriamo affrontare le 7 isole come unità. Questo problema viene affrontato con la tecnologia. Come un esempio vi presento il progetto Culturalion, un progetto realizzato da noi, dalla Pedin. Obiettivo di questo progetto è focalizzare sul patrimonio culturale usando i mezzi che ci offre la tecnologia e la ricerca. Le isole Ionie sono una regione insulare. Ogni 4 euro che circolano nel mercato locale, i 3 euro provengono dal turismo. Allora è ovvio che il turismo sia l'elemento centrale all'economia. Allora Pedin, in collaborazione con i comuni, collaborano in questioni di promozione turistica, cercando di promuovere elementi locali come la gastronomia e forme alternative del turismo. Organizziamo laboratori e sosteniamo collaborazioni internazionale per promuovere l'arte, la cultura, cercando di sviluppare anche le comunità locali in base al turismo. Un esempio, per esempio, era il progetto Craft Lab, dove giovani della Puglia e delle isole Ionie sono stati formati nell'arte della ceramica, del mosaico, della tessitura e con il sostegno del programma hanno creato delle cooperative creando piccole opere d'arte nel loro luogo di provenienza. L'innovazione, la scienza, la ricerca in tecnologia sono strumenti importanti per la Pedin. Il Dipartimento della Ricerca e della Tecnologia unisce i comuni membri dell'Unione Regionale. Λέω από την αρχή πάλι ότι στην προσέγγιση μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην κοινοτομία, την επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογία. Vorrei ripetere che per noi la ricerca e la tecnologia sono strumenti importanti per lo sviluppo. Allora, il Dipartimento della Ricerca, Tecnologia e dello Sviluppo riesce a mettere in collaborazione le isole Ioniche, a creare delle pubblicazioni, a partecipare alla rete sismologica, a creare delle collaborazioni sia nazionali ma anche internazionali. Si è creata così una rete di ricerca e di documentazioni, rimanendo in contatto con scienziati delle isole Ionie. Nikos Cavadas, Eleni Vassalaki e Michalis Panagopoulos, che sentirete dopo, fanno parte di questa grande rete di scienziati
collaboratori. E speriamo di fare tante cose insieme. Il progetto Culturelion che ho presentato prima si tratta di percorsi culturali tematici insulari e intrainsulari. Culturelion, il suo nome, sarà completato alla fine del 2023. E le sue caratteristiche rappresentano in modo innovativo tutti gli elementi delle azioni della Pedina. All'inizio abbiamo constatato che le isole Ionie sono destinazioni importanti a livello turistico, con prodotti importanti e di alta qualità, non dispone di un servizio di promozione del turismo alternativo. In più, ogni isola è diversa dall'altra, con le sue proprie caratteristiche, il suo brand name, e c'è bisogno di creare dei legami tra le isole per creare una destinazione unica, unitaria. No, ci sono infatti dei visitatori che visitano non solo uno, ma più di due delle isole delle Ionie. Questo era indicativo. Allora la soluzione era ovvia. Per questi visitatori creare dei percorsi turistici in modo moderno, contemporaneo, usando strumenti digitali, che permettono un facile accesso alle informazioni. Il progetto Culturelion, in base ai bisogni che abbiamo constatato strada facendo, ha creato 30 percorsi culturali insulari e intrainsulari, dando la possibilità al visitatore di visitare questi posti o in luogo o tramite un cellulare, una forma digitale. Si è creato un servizio digitale che è la base di questo progetto. Promuove il turismo alternativo alle isole Ioniche. I percorsi insulari sono, per esempio, la visita al regno di Ithaca di Ulisse, al parco marino di Giante per la tartaruga Careta Careta, extreme sport all'Efkada, percorsi all'isola di Cefalonia di Giante. Ci sono percorsi di navigazione con le barche a vela seguendo il percorso di Ulisse o navigazione alle grotte o alle spiagge delle isole Ioni. Percorsi intrainsulari. Abbiamo i tour in varie grotte dell'Ionio, i castelli, tour gastronomici, visite per incontrare i prodotti locali come il vino, le olive, i distillati. Oltre a quello che abbiamo già descritto riguardo questo progetto culturale, abbiamo più di 200 testi che riguardano la cultura locale e saranno tradotti in 6 lingue, in inglese, francese, tedesco, italiano, russo e cinese. Ci saranno 10 video di promozione, ci sono riprese fotografiche delle risorse culturali e dei percorsi, e tutto questo materiale sarà inoltrato ai professionisti del campo del turismo. Culturelion è una continuazione del lavoro, delle azioni che ha fatto la Pedin riguardo al turismo e alla cultura. È un esempio di come si possono abbinare tutti questi elementi. La sintesi di queste azioni ha i seguenti risultati. Qualsiasi cosa migliora la qualità della vita degli abitanti del posto porta a un beneficio anche al turismo.
L'insularità, il carattere insulare può essere anche un vantaggio, anche uno svantaggio. Dobbiamo aumentare i vantaggi e ridurre il numero di svantaggi. Un stichio che può αναγνωρίσει με ταυτότητα και να δημιουργήσει ανταγωνιστικά. Dobbiamo creare un'identità riconoscibile di ogni posto, di ognuna delle nostre isole. Η γνώση, η άμεση ενδιαφερόμενη φορείς, οι τοπικές και περιφερειακές. La collaborazione tra le tra gli enti coinvolti, quelli locali ma anche regionali, è fondamentale per la buona riuscita dei progetti. Azioni e iniziative come quella del Magnet sono fondamentali e le dobbiamo usare a favore delle nostre società locali. Grazie tante della vostra attenzione. Speriamo di scambiare idee, know-how anche nel futuro, senza problemi dell'interpretariato.